La grande guerra, l'inutile strage. E io l'ho vissuta con la mia gente, nel mio paese. Quanto dolore, quanta disperazione, e quanta fame. Don Lorenzo, Don Lorenzo! Ma quanta gente è venuta da me implorando e io, povero parroco di campagna tra Veneto e Friuli, ho fatto quello che ho dovuto. Sì. Forse avrei potuto e dovuto fare anche qualcosa di più. Posso assicurarvi comunque che sono sempre stato vicino ai miei parrocchiani. Durante gli anni terribili della grande
la fame, la disperazione causate da tanti lutti e da tanta miseria. Ricordo che i paesi quasi ogni giorno suonavano le campane a morte. Le donne che avevano in guerra mariti, figli, parenti, correvano, venivano in chiesa, dove io, con grande pena, comunicavo loro il nome del caduto. Se nasceva un bambino orfano perché il padre era morto in guerra, veniva battezzato con
sono morte a causa della guerra. Ma lo dobbiamo anche alle generazioni future, perché capiscano quanto la guerra sia assurda e sia inutile. Il povero Nane Prescalcini, mio parrocchiano, fu preso dai tedeschi con tutta la sua famiglia nel 1917 e fu portato per le montagne fino a Gemona del Friuli e poi a Spedaletto e fino su, in Alta Carpa. Quando lo vidi, finita la guerra, lui gli raccontò tutto quello che gli era successo. Fu un momento molto toccante. Caro Don Lorenzo, per raccontare la mia vita in tempo di guerra ci vorrebbero 8 giorni da mangiare, non se ne aveva, da bere neppure, si andava a carità. Si partiva il lunedì
stati di Mocea vivevano in condizioni disumane. Vivevano come bestie, poveri ragazzi. E quanti ne sono morti? Ricordo ancora quando Maria mi raccontò il ritorno di suo fratello, Antonio, che era soldato al fronte. Un giorno, mentre insieme mio padre e mio fratello stava accatastando fascini, arrivò davanti a casa nostra un istante dalla barba lunga. Stette per un po' a guardarci e poi, avvicinandosi, si rivolse.
tedeschi occuparono parecchie case di povera gente. Spesso i soldati nemici trattarono male le persone. A volte, anche usando loro violenza. Ricordo il racconto di Pino, all'epoca della guerra, aveva 10 anni. Non potrò mai dimenticare quell'ufficiale tedesco che mi ha dato una gran pedata. Nella camera dei miei genitori si era impiantato un ufficiale tedesco come se fosse sua. Io sono andato su a vedere se mi dava del pane, perché avevo tanta fame. Io gli dicevo, ho pan, dammi pan, ma lui non mi guardava neanche. E io dicevo ancora, ho pan, dammi pan, ho pan, dammi pan, ho pan, dammi pan. E non lo lasciavo stare. Allora mi si è investiato e mi ha preso per un braccio e poi mi ha dato una pedata così forte che mi ha gettato su per il muro. Avevo un muso pieno di sangue. Mia nonna, quando è venuta, mi ha asciugato il sangue e ha detto tante parole da tutti i sangue e gli ha anche detto che è una carogna. E com'era difficile. Anche per chi restava a casa, sopportare il distacco, così doloroso da figli, da sposi, fratelli, qualsiasi parente partiva per il fuoco. Vivevano costantemente nella paura che arrivasse la notizia che il loro capo era caduto in guerra. O quindi, una bellissima poesia, scritta da un giovane soldato, Francesco, mio parrocchiano, caduto in battaglia.
conservo ancora una relazione fatta dalla Reale Commissione d'Inchiesta sulle violenze commesse dal nemico contro le nostre donne. Soli i casi accertati di stupro da parte degli invasori sono stati 735, ma moltissimi altri sono sfuggiti per vergogna delle vittime e delle loro famiglie. Ben presto gli stupri furono accompagnati da violenze di altro tipo, spesso i mariti, i fratelli sono stati assassinati durante la pressione sessuale. Spesso si cercavano di difendere le donne, ma persino in assenza di violenza. In altri casi furono le donne ad essere uccise subito dopo lo stupro. 53 subito dopo, mentre altre 40 sono morte giorni, anche mesi dopo, in conseguenza delle violenze. La violenza ha riguardato donne di ogni età, dalla bambina fino alle vecchie e quaggianate. Sovente le madri vengono violentate da parte dei loro figli. Quando sono nati i miei bambini, frutto di questa storia, non si sapeva dove metterli, perché i maschi di casa non volevano tenere il piccolo tedesco. Spesso le madri furono inviate a sgravare altrove, ma alcuni orfanotrofi rifiutarono i loro figli, che non erano considerati dei miei propri orfani. Sì, è vero. Tanti soldati nemici sono stati mandati dalla nostra gente. Però tanti altri sono stati buoni. Si sono comportati da buoni cristiani. Ricordano le testimonianze di due bambini. Il loro racconto mi è sempre toccato il cuore. I soldati tedeschi con noi non sono stati poi così cattivi, anzi sono stati quasi buoni, erano alloggiati quasi tutte le case del paese. Io, un giorno, stavo proprio per morire di fame, non toccavo cibo da due giorni e non è che non avessi mangiato molto. Un tedesco ha visto come ero messo male e quindi si è avvicinato, mi ha preso in braccio e mi ha dato tutto il suo lancio, invocandomi piano piano. Ogni volta che mi vedeva, mi tirava da parte e mi dava il suo lancio. Io credo che non sarei riuscito a sopravvivere se non avessi avuto il cibo da quel tedesco. La camera dello zio Rocco era piena di soldati. Anche loro partivano da fame. Un giorno ne ho visto uno che veniva dentro le scale in mutande. Mia nonna si è accorta che lo stava in piedi. Ha fatto per prenderlo, ma lui è caduto sugli scalini. Allora mia nonna l'ha
Durante la guerra c'erano tante cose tristi, tanta disperazione. Solo la musica, i canti delle stalle, la sera, o anche i canti dei soldati, portavano un po' di allegria, che magari solo per qualche momento, ma faceva dimenticare i tanti dolori e i tanti malanni che ci affliggevano. Qualche canzone riusciva addirittura a scherzare sulla guerra. Thank you.
persone avevano capito l'inutilità di questa guerra. E anche lì erano pronti a testimoniare tutto questo. La maestra ci aveva dato un tema sui soldati al fronte e io avevo scritto, me lo ricordo ancora, chi fa la guerra sono tutti i poveretti, perché i signori non ce ne sono lì in terra. Ripetevo le parole che avevo sentito dire da mio padre, ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito al fronte. La maestra, una cosa che ha chiesto per male, queste parole, poi mi ha strappato il conto e me lo faccio fare! Conservo una lettera. La lettera ricevuta da Maria Luisa, un'infermiera, che senza risparmiarsi fece tanto del bene e curò tanti poveri soldati. Caro Don Lorenzo, ho appena finito l'anno in questo ospedale. Non ne posso più, non ne posso più. Maledico la guerra, e maledico il destino, e maledico quelli che l'hanno voluta, quelli che l'hanno preparata, quelli che l'hanno provocata. Questa orrenda, inutile guerra ha segnato nel profondo tutti noi. Speriamo solo che aver ricordato